La Quaresima è un tempo di grazia per la crescita formativa delle comunità diocesane. Insieme al nostro vescovo, padre Giancarlo Maria Brigantini, 10 lezioni che commentano tutta la lettera di Giacomo e un libro a sua firma da sfogliare e meditare dal titolo Consolidate la speranza. Primo incontro formativo dal tema La gioia nella prova e la pazienza nella tribolazione nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Una riflessione fraterna con domande e racconti attualizzati. Ascoltiamo. Iniziamo questa avventura che comprende 7 incontri, tutti i mercoledì fino all'inizio di aprile. Ogni incontro sarà ritmato dalla lettera di Giacomo. Gli incontri saranno aiutati da questo libro che abbiamo pubblicato da poco e che potete trovare nelle librerie, o dalle Paoline, o da Maranatà, oppure anche qui, mercoledì prossimo, nella Chiesa. Noi non lo leggeremo, semplicemente lo spiegheremo, prendendo spunto però da qui, dalle belle immagini, anche come meditazione, delle domande ivi presenti, e dalle preghiere che abbiamo suggerito. Vi dico che sono molto emozionato nel cominciare con voi e vi ringrazio già della bella partecipazione numerica qui presente, perché sentiamo che questo nuovo modo di fare catechesi, sostenuto dalla tecnologia che ci ha aiutato in tempo di pandemia a riscoprire le relazioni e a intrattenerci nel dialogo anche con i lontani, questa esperienza è nuova per me come nuova per voi. Saluto tutti coloro che ci ascoltano a casa, che credo saranno parecchi, nelle parrocchie. Abbiamo scelto quest'ora, il mercoledì, perché per noi il mercoledì è il giorno della parola. Se la domenica è il giorno dell'Eucaristia, il sabato delle visite, degli amici, della carità, il mercoledì è il giorno della parola, dove sentiamo che la parola meditata nella liturgia della parola o nelle lectio, come questi giorni, aiuterà tantissimo a crescere a livello personale, spirituale, ma anche pastorale. Partiamo da due domande. Perché abbiamo scelto Giacomo per queste meditazioni? E seconda domanda, ma chi è Giacomo che ha scritto questa bellissima lettera? La prima domanda, perché abbiamo scelto Giacomo? Ha tre risposte. La prima, la lettera di Giacomo è un vero manifesto per una Chiesa povera e fraterna. I due aggettivi sono fortemente presenti in tutto il libro. Chiesa povera e fraterna. Povera perché i poveri sono diventati, nella lettera di Giacomo, i protagonisti. Al punto d'essere anche, in base a questo sguardo alla povertà, talvolta anche molto severo il suo linguaggio nei confronti dei ricchi.
fraterna perché la povertà sarà lo strumento per diventare fratelli. Perché i ricchi, quando si è ricchi, è difficile essere fraterni, essere solidali, essere capaci di stare insieme. Quando invece tu vivi la povertà, la sobrietà di vita, che ti sai accontentare, che gioisci di quello che hai, il fratello diventa tuo compagno di cammino. Ecco, noi sogniamo con Giacomo una chiesa povera e una chiesa fraterna. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è questo. Siamo spinti a leggere Giacomo per incontrare una fede viva, vivace, meglio dire, concreta, non parolaia, ma ricca di opere. Ripeto, non parolaia, non da convegni, come spesso capita, ma da scelte concrete, da opere. Giacomo insiste molto nella lotta contro l'accidia. Cos'è l'accidia? Molti lo sanno, ma mi permetto solo di dire una parola. È dei sette vizi capitali quello che fa meno rumore, ma quello che fa più danno. Meno rumore perché non è la lussuria, non è la gola, non è la superbia, dove vedi gli effetti devastanti per tante cose. L'accidia invece è silenziosa, però è terribilmente insidiosa. L'accidia è il virus che ti succhia l'amore. È una definizione di un mio confratello che ha scritto un libretto sull'accidia. Il virus che uccide l'amore, che te lo succhia, non che lo uccide, lo succhia. Per cui tu senza accidia, con l'accidia, sei senza entusiasmo, non hai più la passione. Un prete non fa più le prediche con profezia, non si prepara più, dice già tanto, non ne vale la pena. Un papà e una mamma cominciano a dire, ma il nostro amore ormai è consueto, scontato, perché ci dobbiamo entusiasmare per l'amore reciproco? E adagio entra nel tuo cuore, prete o laico o diacono che tu sia, o genitore o catechista o professore, qualsiasi tua attività abbia, il senso del dire non ne vale più la pena, è scontato. Ed è, capite bene, quel vizio che non fa rumore, ma ti ruba dentro il cuore, ti ruba l'entusiasmo. Giacomo lotta contro l'accidia, perché la sente, come hanno detto i padri del deserto, fin dai primissimi secoli, specialmente Evagrio Pontico, nel IV e V secolo, quando parlava ai monaci, suoi compagni di cammino verso la perfezione, attenti all'accidia, perché ruba l'entusiasmo e il perché. Terzo motivo, chiesa povera e fraterna, lotta contro l'accidia. Terza, Giacomo esorta. Lo stile di Giacomo non è comandare, ma è esortare. Anche gli imperativi che lui usa, pensate, usa ben 43 imperativi, una lettera piccolissima. Ma non sono imperativi cogenti, sono chiamati imperativi esortativi, dove stimola noi a dire, vincendo l'accidia, devi, se vuoi, fare così. Vedi di, applicati. Anche il titolo di questo nostro bellissimo libretto, che vi sarà utile, è Consolidate il cuore. Consolidate, guardate che bello questo termine, consolidate il cuore. Il disegno rappresenta un cuore che ha radici profonde dentro il cuore di Dio. E questo è il senso. Perciò l'esortazione sta accanto, indica però la meta alta, accompagna con premura e schiettezza. E il linguaggio che lui usa è un linguaggio raffinato, ben fatto, gradevole, efficace. Seconda domanda, ma chi è Giacomo? Don Michele Tartaglia vi ha già fatto
nelle catechesi durante il Verbum Domini una lunga dissertazione che io non ripeto perché non ho la competenza, ma soprattutto ritengo importante invece andare al cuore del discorso. Giacomo è il fratello del Signore. Non è né il figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, apostolo, né il figlio di Alfeo, uno dei dodici apostoli, perché dalla lettera che noi abbiamo, Zebedeo, il figlio di Zebedeo no, perché è morto nel 42, la lettera era ancora impossibile da scrivere, Alfeo, vissuto in un ambiente di Palestina, non è certamente questo, è invece il fratello del Signore. Così è definito per ben cinque volte da Paolo, che lo chiama il fratello del Signore, cinque volte. Ecco perché con l'aiuto di Paolo vi indico l'itinerario di fede di Giacomo, fratello del Signore. La prima citazione, la più bella, la più importante, è 1 Corinzi capitolo 15, versetto 6. Corinzi 15, 6, dove Paolo dice: Cristo è apparso agli apostoli, è apparso a Pietro ed è apparso a Giacomo. Anche lui ha visto il Signore. Aver potuto vedere il Signore, essere testimone del risorto, prima degli altri apostoli, ha reso Giacomo con occhi stupiti, con un volto esultante, un cuore carico di empatia, di sentimenti, di passione. Vi immaginate gli occhi di Giacomo che hanno visto il risorto? Vi immaginate il volto suo quando lo vede prima degli altri apostoli? Ed è bello vedere così quel volto di Giacomo che è lo splendore e lo specchio del volto di Cristo. E questo per noi è un importante monito. Se tu non vedi il volto di Dio, se tu non senti un incontro diretto con Lui, nella preghiera, nella meditazione, la domenica a messa, nell'esperienza della lettura della parola, è difficile poi reggere nelle prove della vita, che è il tema di questa sera. Il vedere il volto di Dio garantisce la forza per affrontare le prove e le difficoltà con pazienza e con letizia. Secondo, questo fratello del Signore che ha visto Gesù risorto è anche la guida, il pastore, diremmo, il vescovo della Chiesa di Gerusalemme. Lui ha l'autorevolezza. Quando Paolo, dopo la sua conversione, dopo che ha vagato per 3 anni avanti e indietro in diverse comunità per cercare qual è la sua strada, come annunziare il Vangelo, dove mettersi ad evangelizzare, Paolo sente il bisogno di un confronto con gli apostoli a Gerusalemme e va, sale a Gerusalemme, dice Galati, lettera di Galati, capitolo 1, versetto 19, 1:19 di Galati. È la lettera di difesa, voi sapete la lettera di Galati. È attaccato, ora lui si difende e dice: se io sono apostolo è perché ho visto il Signore, ma anche perché la comunità cristiana mi ha dato, tramite gli apostoli, dei segni. Dice così: degli apostoli non vidi se non Giacomo, e racconta la sua vocazione come chiesa nascente in sua difesa. Giacomo viene definito il fratello del Signore. L'autorevolezza che ha Giacomo garantisce a Paolo la certezza della sua vocazione. Non solo, ma una volta che miracolosamente Pietro esce dal carcere e esce di notte quando tutto è buio, tranne una piccola finestrella accesa,
è la casa di Maria, la mamma di Marco, l'Evangelista. Pietro intuisce che lì c'è una comunità che prega per lui. Pensate, tutto buio, però questa comunità veglia, esce, sale dal cielo, al cielo dice il testo una preghiera incessante. Pensate le monache di clausura, pensate le veglie del sabato sera che facciamo la libera. Quanto vale la preghiera notturna? Quando tutti dormono, ma c'è una lucetta accesa, c'è una finestrella accesa, c'è un Dio che tu supplichi pregando mentre gli altri dormono. Ed è molto bello. Appena esce, lui corre in questa casa, bussa, inizialmente non lo riconoscono, poi bussa di nuovo, apre, comunica la notizia e dice: quello che io vi ho raccontato, raccontatelo a Giacomo e ai suoi fratelli. Capite? Pietro, come Paolo, riconoscono in Giacomo un punto di riferimento, la guida, il pastore. Terzo elemento, non solo, ma è talmente importante Giacomo che diventa una delle colonne di questa chiesa di Gerusalemme, insieme a Giovanni e a Cefa. Giacomo, Cefa e Giovanni incontrano Paolo nella lettera sempre ai Galati 2:9. Danno la mano destra a questo apostolo e gli dicono: vai verso i pagani, noi andiamo verso i giudei. Pensate che bello, è una definizione dei luoghi di apostolato, cioè nasce una chiesa organizzata, o meglio, per dirla con le parole di Giacomo, una chiesa armoniosa. Troveremo, man mano che andremo avanti, la forza di questa parola. Giacomo vuole una chiesa armoniosa, non uno contro l'altro, ma insieme. Diremo oggi come sarebbe sinodale, diciamolo insieme, diremmo sinodale. Ecco, questa è una chiesa sinodale, perché Cefa, Giovanni e Giacomo dicono a Paolo: tu vai a destra, noi andiamo a sinistra. Capite? Questa è la bellezza della Chiesa antica. A Pietro è affidato il mondo dei giudei, a Paolo i pagani, e danno a lui la mano destra. E Paolo si ricorda dopo molti anni questo gesto. Dare la mano destra vuol dire: io sono d'accordo con te, condivido quello che tu hai fatto, quello che tu mi hai detto. Gli danno però un monito: ricordati dei poveri. E lui lo farà. La lettera di Giacomo è tutta intessuta di riguardo ai poveri. Quarto momento. Abbiamo visto il risorto, abbiamo visto l'autorevolezza del pastore, abbiamo visto la colonna. Quarto momento, la Chiesa va in crisi. A metà strada, al capitolo 15 degli Atti, viene raccontato in maniera drammatica un momento di scontro. Paolo e Barnaba corrono e hanno visto che i pagani ascoltano il Vangelo. Pietro e la comunità di Gerusalemme fa fatica a capire come riuscire ad andare d'accordo con questa nuova realtà dei pagani che sono entrati nella Chiesa. Non capiscono come fare, non sanno qual è il momento giusto, e allora invocano lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ispira loro il primo concilio. Capitolo 15 degli Atti è bellissimo, è forse il momento più prezioso di tutta l'attività di Giacomo, perché in questo concilio si riesce a mettere insieme due tesi opposte. Mosè è importante, Cristo è importante, chi è più importante? Capite la domanda? Chi è più importante? È chiaro che il più importante è Cristo,
ma non va gettato via Mosè. Tutto quello che è la legge va custodito, però letto alla luce di Cristo, non alla luce di Mosè. Mosè diventa strumento per leggere Cristo. Questo è il Concilio di Gerusalemme, che è bellissimo. In questo modo c'è la possibilità grandissima di sentire che c'è una parola di riconciliazione, o meglio di mediazione. E in questo concilio intervengono tre figure. Pietro, che presiede, è lui il capo, introduce e spiega la ragione del concilio. Paolo più Barnaba raccontano quello che hanno visto, le meraviglie di Dio presso i pagani. Giacomo conclude, legge un versetto di Amos, capitolo 11 di Amos, no scusate, capitolo 9, versetto 11 di Amos, dove Dio ha un piano di vittoria sul mondo della non fede. E a quel punto lui dice, andiamo avanti, Cristo vale di più, però dobbiamo rispettare le usanze di natura di igiene e di consuetudine del mondo giudeo e cercheremo di rispettare alcune tradizioni. E scrivono una lettera bellissima di armonia. E questa è la bellezza del Concilio di Gerusalemme, che hanno trovato non uno contro l'altro e nemmeno uno senza l'altro, ma uno con l'altro, mettendo in armonia le cose. Cristo è il primo, Mosè aiuta, le tradizioni vanno rispettate, la forza del Vangelo va lanciato. Chi aiuta questo, chi conclude, chi mette il sigillo è proprio Giacomo, che è il mediatore di questa pace. L'ultimo cenno, rapidissimo, è il capitolo 21, versetto 17-26, 21-17-26, dove Paolo sente che ha molti nemici tra i giudei. Sono a Gerusalemme, lui ha fatto un lungo giro, tre grandi giri per l'Asia Minore, l'Europa, e torna a Gerusalemme e dice nel suo cuore, che faccio? Vado a trovare il Tempio? Mi presento per smentire che io non sono contro il mondo giudaico, ma sono vicino a loro? Chiede consiglio ancora una volta a Giacomo. E Giacomo gli dice, vai, entra nel Tempio, troverai gente che ti guarda, forse non ti accetteranno, forse no, però è bello che tu vada a dimostrare che tu non sei contro di loro, ma sei con loro. Quella visita sarà fonte poi di molta fatica, ma questo non ci interessa. Però è bello il discorso. Quindi avete capito, Giacomo è l'uomo della mediazione, è l'uomo dell'armonia, l'uomo che sa creare pace, è l'uomo che sa, l'apostolo che sa dare vigore e speranza. Fatta questa premessa, entriamo ora nel brano che ci interessa. Li troverete qui il testo, da pagina 19 in poi. Però prima lo leggiamo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento.
un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. È un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umile condizione sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come fiore d'erba passerà. Si leva il sole con suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. È bello sentire in questa sera due parole. Poter avere perfetta letizia nella prova, abbiamo sentito, e il prossimo tratto di Giacomo che leggeremo sarà la fiducia e la tenacia nella tentazione. Prova e tentazione. Sono le due parole di questa sera. La prova e la tentazione. È importantissimo, guardate, perché la domanda più grande della vita è il perché c'è il dolore, perché c'è la prova, perché Dio ci mette alla prova. Ecco perché le domande che Giacomo raccoglie e che risponde a noi in questa lettera, pur in tratti brevissimi, perché lui è essenziale, non scrive a lungo, scrive le cose essenziali, ci aiuta a capire realmente com'è il cuore di Dio e com'è il cuore nostro. Ve lo ripeto, il cuore di Dio e il cuore nostro, il cuore dell'uomo. Dentro queste due domande ci sono queste due grandi domande, due grandi immagini. Com'è il cuore di Dio e com'è il cuore nostro? Attenti bene, vi chiedo di essere corretti nel termine. Potremmo dire explicatio terminorum, per usare un'immagine antica. La prova non è la punizione. È importantissimo questo. Spesso la prova noi la sentiamo una punizione di Dio. E invece no. Tutto l'agire di Giacomo è proprio per dirci no. La prova non è mai una punizione. Per usare l'immagine dei contadini, che in questo periodo è una potatura. Una potatura dei rami che non hanno significato, che non hanno valore. Certo, potare, anche chi ha esperienza dell'agricoltura, quando poti, anche le vigne hanno la goccia del dolore, lo si vede. La prova è sempre dolorosa, ma non è mai una punizione di Dio, è sempre una potatura per una rifioritura più grande. Attenti bene, alla parola punizione noi in genere assegniamo la parola destino, che è la parola più brutta del mondo. Era destino, è morto giovane, era destino. Chi di noi non ha sentito o forse anche detto queste parole? No, dice Giacomo, la punizione, se tu la senti tale, sì, produce il destino, ma non è nella logica di Dio, non è nel cuore di Dio. La terminologia corretta è la prova. Lui, davanti a questo momento di situazione, usa un verbo importante, che è quello che stiamo facendo noi questa sera. Considerate. Guardate che bello sto verbo. Considerate. Vuol dire mettiti davanti a quello che vivi. Guarda la tua vita. Prendila in mano. Analizza ciò che fai e ciò che sei. Considerate. È una parola, è un verbo bellissimo, un'esortazione molto bello. È far maturare nel cuore nostro quello che tante volte viene detto in questo periodo, il discernimento.
Il Papa sul discernimento ha scritto delle pagine bellissime, ve le indico solo. Leggete l'enciclica Gaudete ed Exultate. Sono due capitoli interi finali sul discernimento. Cos'è il discernimento? Non è capire quello che devi fare, ma è cercare di capire quello che Dio vuole che tu faccia. Capite? Non è io devo fare così, mi sento di fare così. No. La domanda è non ciò che devo fare, ma che vuole Dio da me. Considerate. Ecco perché il considerare apre lo stile del discernimento, che chiede pazienza, sapienza, preghiera e fiducia. Pazienza, sapienza, preghiera e fiducia. Perché la prova non divenga destino, ma diventa letizia, occorre una grande fede. Perché solo con gli occhi della fede tu riesci a capire che quando Dio ti taglia il ramo, non lo fa per farti del male, ma per farti rifiorire. La pazienza, allora, che cos'è? La pazienza non è la rassegnazione in Giacomo. Lui usa una parola greca molto bella, ipomone, ve lo ripeto, ipomone. Potete scriverla anche così, anche se non è greco, ipomone. Cosa vuol dire? Ipomone vuol dire sotto, resistere sotto il peso della vita. Vuol dire resistenza, per dirla in termini politici, resilienza. Che è bellissimo questa frase. La resilienza, hanno rubato, e siamo anche lieti, questo termine al mondo di Giacomo, che poi non, Paolo lo usa anche lui tantissimo, l'ipomone. Vuol dire star sotto aspettando. Pensate quanto è bello una mamma che vorrebbe rimproverare il figlio e dice forse è meglio che aspetti. Marito e moglie, quando gli devo dire quello che voglio dire? Magari se le butti fuori di colpo rovini tutto. Se invece sai aspettare il modo giusto, tu indovini. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Non mi ha fatto rabbia ciò che mi ha detto, ma come me l'ha detto. Ecco, l'ipomone è trovare il tono giusto, le parole giuste, il momento giusto. La pazienza in Giacomo è meravigliosa, far fiorire la carità, far germogliare la positività e l'occhio lungo, lungimirante, capace di ricominciare, di avere fiducia, di dare speranza, di vivere con speranza. E questo Giacomo lo può fare perché ha visto il Cristo risorto. Che succede? Che questa pazienza però ti è possibile averla se Dio ti dona la sapienza. Pazienza è il modo come, la sapienza è l'energia vitale. La sapienza però, che illumina la pazienza, è l'arte della potatura che fa vedere le cose. Voi sapete che la sapienza è uno dei doni più preziosi dello Spirito Santo. Sapienza, intelletto, consiglio, no? La sapienza è quando tu dai sapore alle cose, leggi dentro i fatti. La sapienza è importantissima. Dio ce la concede se noi sappiamo chiederla tramite la preghiera. Ora vedete, pazienza, sapienza, preghiera. Vedete che lentamente il discernimento ha i suoi mezzi. La preghiera però è molto bello quello che dice Giacomo. Deve essere semplice, senza condizioni, fiduciosa e senza esitare. Cioè devi dirla di slancio. Signore, dammi una mano. Signore, dammi la tua sapienza. Aiutami tu. Fammi capire. Pensate i salmi, come sono belli. Pensate il canto poco fa che abbiamo fatto, no? Non deve essere indecisa, né esitante, né instabile come le onde del mare che vanno e vengono. Come una roccia, non come l'onda del mare. Però, per avere questo,
devi lottare contro un cuore che cerca le sue sicurezze nelle cose che vanno e vengono, ed è la ricchezza. Ora vedete, la pazienza viene alimentata dalla sapienza. La sapienza trova la sua energia nella preghiera, ma deve vincere l'ostacolo della ricchezza. Perché il ricco, quando ha in mano qualcosa, dice: è mio, non mi occorre altro, sto bene. Il ricco non confida in Dio, confida nei soldi. La ricchezza è insidiosa, perché ti fa vedere le cose vicine e non lontane. Non guardi il cielo, ma guardi la terra. Sei appagato da quello che hai. E allora è bello sentire questa frase che Giacomo dice. Sentite, il ricco è abbassato, come fiore d'erba passerà, si leva il sole con il suo ardore, è il versetto 9 e 10. Fa seccare l'erba, il fiore cade, la bellezza dell'aspetto svanisce, il ricco nelle sue imprese appassirà. Invece il fratello di umili condizioni sarà innalzato. Ora capite che il discernimento ha sempre una conseguenza sociale. Vi ripeto, il discernimento è fatto di quattro parole, poi passiamo agli altri versetti. È frutto di pazienza, di sapienza, di preghiera e di sobrietà di vita. Allora tu impari l'esperienza grandissima di ciò che è veramente grande, considerato. E allora tu impari che quando hai una prova, se sai reagire come dice Giacomo, non senti la prova come una punizione, ma una potatura. Però questo chiede queste quattro condizioni: pazienza, sapienza, preghiera e sobrietà di vita. Allora anche la pandemia terribile, che non finisce mai, sarà un momento importante da vivere. Su questo punto io vi invito a leggere un tratto della vita, cioè della enciclica Fratelli Tutti, numero 34, quando dice delle cose belle il Papa su questo, le continueremo anche tra poco, sulla pandemia, perché non divenga un momento di scoraggiamento, ma di potatura. Eccoci allora all'ultima parte, Giacomo 1, dal versetto 12 al versetto 18. Ce la legge sempre il nostro fratello sacerdote Don Giovanni. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed Egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle Sue creature. La seconda parola che Giacomo ci aiuta ad affrontare. Prima ci ha aiutato ad affrontare la parola prova, per non cadere nella punizione.
ed essere invece capaci di viverla con fede e letizia attraverso i passaggi del discernimento ora spiegati. Qui invece la tentazione, fiducia e tenacia nella tentazione. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché una volta superata riceverà la corona promessa da Dio a coloro che lo amano. È una delle beatitudini più belle, potremmo aggiungere a quelle 8-9 di Gesù. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché una volta superata riceverà da Dio la corona che lui promette a coloro che lo amano. Capite subito con questa beatitudine che Giacomo ha una visione positiva della tentazione, come ce l'ha della prova. La visione della prova positiva diventa pazienza, la visione positiva della tentazione diventa fiducia. È, per dirla in termini più grandi, è una piccola lezione di teodicea che ci fa San Giacomo. Perché risponde alle due grandi domande: c'è o non c'è Dio? E perché, se Dio c'è, esiste il male? Ecco, queste le due domande lasciamo sullo sfondo. Ma allora, da dove viene la tentazione? Perché siamo tentati? Da che cosa siamo tentati? È chiaro che la risposta immediata di Giacomo è molto netta e chiara. La tentazione non viene da Dio. Dio non può tentare nessuno e non è tentato da nessuno. E ora da che cosa siamo tentati? Siamo tentati dalle nostre passioni, da quello che negativamente noi abbiamo. Ecco però una premessa anche qui importante. Come c'era poco fa la parola considerate, qui la parola di premessa positiva ci viene dalla preghiera del Padre nostro. Non ci indurre, si diceva una volta. Vi ricordate quanto era faticoso dire questa frase? Sembrava che Dio ci facesse lo sgambetto, ci mettesse in condizioni, no? Poi, adagio adagio, io mi ricordo la fatica come vescovi che abbiamo fatto già nel 2008 e poi su anche 2 anni fa, a quella bellissima traduzione che è diventata una bella luminosità per ciascuno di noi. Non abbandonarci alla tentazione. Diciamolo insieme: non abbandonarci alla tentazione. Perché è bellissima questa frase? E il vescovo che ce l'ha spiegata, mi ricordo, te lo dicevo, ecco, è stato illuminante quando è andato davanti a tutti e ha detto: fratelli, io sono un biblista, vi dico come la capisco io da biblista. Non abbandonarci alla tentazione, lo grida il bambino. Sotto c'è un precipizio, davanti c'è il papà, lui si abbraccia al papà, si stringe al papà e gli dice: non mi mollare, non mi lasciare andare. Se tu mi fai cadere, io finisco nel precipizio, nel buio, nel buco nero della vita, nelle cose tristi, nel precipizio, nel labirinto. Non mi mollare, non abbandonarmi alla tentazione, non nella o alla tentazione. Perché è molto bello, peirasmos, è la prova. È bello questo grido che fa il bambino, ma l'ha fatto anche Gesù. In quelle due parole centrali, bellissime, delle 7 parole che Gesù usa sulla croce, in tutti e due, la prima e l'ultima, c'è la stessa verbo. Perché mi hai abbandonato? È la sensazione iniziale che tutti noi sentiamo quando le cose sono storte e non riusciamo più a capirle. Perché mi hai abbandonato? Perché mi sento così? Perché mi lasci solo? Non mi abbandonare. Ma poi Gesù, adagio adagio,
nelle sette parole che progressivamente capisce la Madonna, gli altri, eccetera, arriva a dire: Padre, nelle tue mani abbandono il mio spirito, affido. Prima si è sentito solo, poi si è abbracciato al Padre. Non mi abbandonare, non abbandonarci la gente. Ecco perché è bello, perché anche Gesù è stato come noi. È molto bello questo qui. E ora torniamo, dopo averlo chiarito, il taglio con cui Giacomo offre a noi la sua riflessione, quando Giacomo dice che la ragione della nostra tentazione è la concupiscenza, che diventa l'esperienza negativa che abbiamo nel cuore. Cos'è la concupiscenza? È la voglia di essere il primo, è la voglia di essere il capo, è la voglia di possedere gli altri, è una passione sregolata e cieca, è la voglia di dire: io comando, tu no, io sono il primo, io ho diritto, io... Pensate in una famiglia, pensate, l'altro ieri nel commentare il Vangelo diceva proprio così: due parole regolano la vita, in male o in bene. In bene è la parola grazia, in male è la parola voglio. Quando tu dici voglio tante volte nella vita, rovini la tua casa, la tua famiglia, la tua vita. Voglio, pretendo, fammi, dammi. Cioè invece dici grazie, grazie. E vedi che il tuo viso sorride e la tua famiglia fiorisce. È così, la concupiscenza, la voglia di essere il dominatore delle cose, l'essere il primo, che è poi le catechesi che Marco fa al capitolo 8, 9 e 10. Chi è il primo? Cosa avete parlato lungo la strada? Chi fosse il primo? Perché è eterna la tentazione. Ora lui li prende e mette davanti a loro un bambino. Non è un bambino, ci spiegava un biblista simpatico, ma è il garzone della casa che ha la tuta piena di olio, di lavoro, e dice: vedete, lui è il primo. Non pensate al bimbetto con i riccioli d'oro, dovete pensarlo il garzone sporco. Lui è il primo, lui dovete mettere al centro. E allora qual è la risposta? La concupiscenza si vince non più guardando noi stessi, ma guardando a Dio, perché Lui, dice sempre il testo, è l'autore della luce, il creatore della luce, e dona a noi i suoi doni e diventano primizia per tutti noi. Ed è molto bello questa parola di verità, aletheia, dove tu senti che Dio è la primizia, che noi siamo la primizia sua, che Lui è la fonte della luce, che più guardi al cielo, più purifichi il tuo cuore, più la tua vita cambia. Ecco, io vi ho dato rapidamente delle pennellate. A me interessa che capiate la ricchezza della vita di Giacomo attraverso i cinque passaggi che vi ho delineato. L'aiuto che ci dà nell'essere gioiosi nella prova, nella lieti, perfetta letizia nella difficoltà, pazienti e fiduciosi nella tentazione, dando una sicurezza che è quella del Padre nostro. Esorta con le stesse parole di Giacomo a non lasciarci ingannare. Tutto ciò che abbiamo di buono e di perfetto viene dall'alto, è un dono di Dio, creatore delle luci celesti. È un Dio che non cambia né produce tenebre.
e augura a tutti un cammino quaresimale, limpido, buono, perfetto, come un vero dono di Dio, senza ombre, per la nostra conversione.